e col fischio dell'arbitro inizia il secondo tempo. Bella rete di passaggi. Arriva nella tre quarti avversaria. La difesa fa il suo, allontana la palla. Prova il filtrante. Cerca un compagno. E il portiere dice di no. Sulla destra. Altra chance. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. C'è l'opportunità per il contropiede. Vitinho. Prova il filtrante. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Il portiere la calcia lontano. La mette sulla sinistra. Vuole la profondità. Lancia il compagno nello spazio. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Alza la palla in profondità verso un compagno. Palla nello spazio, attenzione. Può tentare. Il portiere si oppone. Super un'altra volta. Cercherà di metterla in mezzo. Sceglie di battere corto. Cross verso il centro. C'è il colpo di testa. E hanno segnato ancora. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. 3-0 dunque. Pallone morbido verso la fascia. Prova la giocata nello spazio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ottima progressione, palla al piede. Bel pallone. Riceve un pallone interessante. Qui deve tirare. Beh, non è stato un gran tiro. Da lì poteva fare decisamente meglio. Ottimo il fraseggio. Appoggia il pallone largo con eleganza. Continua ad andare, palla al piede. Si libera la grande. Finisce così, non c'è più tempo. Una vittoria nettissima, con gli attaccanti ovviamente che sono stati splendidi nel concretizzare le occasioni da gol. Che partita si è giocata oggi, Luca? Hanno costruito la loro vittoria partendo dalla difesa. La retroguardia è stata perfetta. Il portiere non ha sbagliato nulla. Questa solidità difensiva ha dato loro tranquillità e fiducia anche negli altri reparti. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Grazie e a presto, Fabio.
90 minuti e qualcosa di più. Le carinate dello stadio sono tappezzate dai colori del tricolor paulista, meglio conosciuto come San Paolo. Una sola punta a reggere tutto il peso della manovra offensiva, supportata da 5 centrocampisti. Sulla carta può sembrare un approccio conservatore, ma l'interpretazione dei moduli al giorno d'oggi non è più rigida come un tempo. La mia impressione è che gli 11 in campo passeranno senza soluzione di continuità dal 4-5-1 al 4-3-3. I mediani faranno in modo di imbrigliare gli avversari. Sono convinto anche che cercheranno le ripartenze veloci piuttosto che una manovra elaborata. La partita è iniziata. Hernanes, pallone alto nello spazio. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Icardi, Candreva, Nainggolan. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravo. Diego Souza la gioca a sinistra, vince il duello fisico e fa su il pallone. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Non è rigore, fuori area. Ci sono buoni tiratori, hanno molte opportunità. Vediamo chi calcia. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Fuori di poco, sfortunati qui. Davvero di poco. Qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. E perde il duello fisico con l'avversario. Brozovic. Prova la giocata nello spazio. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Cerca un compagno. Opportunità di ripartire. Si libera la grande. Continua ad avanzare verso l'area. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Ci mette il piede e con questo pallone si appoggia al portiere. Lancio lungo del portiere. Icardi. Palla riconquistata immediatamente. Prova la giocata nello spazio. João Mario scatta verso il pallone. Occasione da rete. Ci è arrivato lui. Si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico. Cerca spazio. Se ne va. Diego Souza fa tutto da solo. La palla supera la linea di porta. E alla ripresa del gioco potrebbero avere davvero un grande vantaggio psicologico dopo questo gol. Da lì e senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Questo è un clamoroso errore di marcatura. Non si può lasciare libero un avversario di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. E il risultato si sblocca, 1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Ottimo. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Fine del primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga.
Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato... Fallo, calcio di punizione. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Lungo passaggio in avanti. Arriva nella tre quarti avversaria. Nainggolan può provare. Conclusione sul fondo. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Tocco morbido. Il pallone è stato colpito troppo forte. Candreva si allunga e trova la palla. Candreva sta faticando a imporre il proprio gioco, la propria qualità, almeno in questo match. Sì, la difesa è stata molto efficace a chiudergli gli spazi. Perisic. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Nainggolan la mette sulla sinistra. Sulla destra. Prova il filtrante. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Perisic. E ancora una volta si dimostrano solidi in tutte le zone del campo. Vuole la profondità. Attenzione! Rover Hernanes, tentativo di allungare il gioco. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Diego Souza. Ottima progressione, palla al piede. Cerca un compagno. Riceve un pallone interessante. Scodella il cross. Non è finita. Icardi! E hanno fallito questa grande occasione per pareggiare. Non si perdonerà facilmente quell'errore. Era una grande occasione e lui non è riuscito a sfruttarla. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Perisic. Devono cercare di portarsi avanti adesso però. Non resta più molto tempo per cercare di segnare. Tocco morbido. Cerca lo spazio con il pallonetto. E passa. Bruttissimo fallo in aria. E possono cambiare la partita con questo tiro dagli 11 metri. Occasione per far crescere ulteriormente il vantaggio. Deve stare tranquillo adesso e battere calmo dagli 11 metri. Gigantesca buttata al vento, ma come si fa? Sì, sprecare così dagli 11 metri è veramente il colmo. Potrebbero non avercela un'altra occasione così. Finisce così, non c'è più tempo. Una gara vincente. La vittoria poteva andare da una parte o dall'altra. L'ha decisa, un solo gol. È bastata una rete per decidere l'incontro. Gli avversari hanno avuto più di un tempo per raddrizzare la situazione, ma i loro sforzi non sono andati a segno. Siamo ai titoli di coda. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. È stato un grande piacere.